Ben ritrovati all'Uraghe. Oggi riprendiamo il discorso sulla vita in Sardegna, ma prima di tutto, sigla! Come ben sapete, tempo fa ho pubblicato il video Vivere in Sardegna è bello ma, dove vi ho raccontato le difficoltà che incontrano le persone che vivono nell'isola. Oggi invece vi voglio spiegare gli aspetti positivi del vivere in Sardegna, dandovi anche delle valide motivazioni. Dunque, iniziamo ad elencare le motivazioni per cui vale la pena vivere in Sardegna. 1. Il tempo. La Sardegna è un'isola dove c'è sole per tanti mesi all'anno. E, a parte l'estate, le temperature sono quasi sempre miti e piacevoli. Ciò permette ai sardi di usufruire di belle giornate per lunghi periodi all'anno. E per gli amanti degli sport all'aria aperta, questa è un'occasione da poter sfruttare. A Cagliari, e non solo, è consuetudine vedere nelle belle giornate dei weekend il lungomare pullulare di persone. Infatti tanti sono quelli che vanno a fare sport all'aria aperta, fare colazione, oppure pranzare nei chioschetti che rimangono aperti anche ben oltre la stagione estiva. E ovviamente non mancano i fan della tintarella, che sfruttano ogni occasione per mantenere la bronzatura. Secondo punto, la qualità della vita. La qualità della vita nell'isola è molto buona e le principali città non sono così enormi. Infatti Cagliari vanta 147.000 abitanti, Sassari 120.000, e queste città hanno ottimi servizi. E, a differenza di altri centri del resto d'Italia, non c'è un traffico così asfissiante. E sono ben collegate alle cittadine dell'Interland con i mezzi pubblici. Tutta l'area della città metropolitana di Cagliari, per esempio, da tantissimi anni vanta uno dei migliori servizi di mobilità pubblica migliore d'Europa, con autobus ecologici e moderni. Inoltre, le due città più grandi dell'isola ospitano due buonissime università, molto presenti e radicate nel territorio. Nelle cittadine e paesi più lontani dei grandi centri, invece, la vita è ancora più rilassata e le case e gli affitti sono ancora ad un prezzo accessibile. Negli ultimi 30 anni sono tante le famiglie che hanno deciso di lasciare Cagliari, città sempre più cara, per trasferirsi nell'Interland. Alla fine il massimo del disagio è dovuto al fatto che per andare a lavoro ci mettono un pochino di più. Terzo punto, vacanze e natura. Come ben sapete, da tantissimi anni Sardegna è sinonimo di vacanze. Spiagge bellissime, con ambientazioni quasi caraibiche, panorami mozzafiato e ovviamente ottimo cibo. Ma com'è vivere in una terra che permette di godere di ciò per tutto l'anno? I sardi hanno un vantaggio. Come già detto, viste le temperature favorevoli, chi vive nell'isola ha il vantaggio di poter andare al mare e prendere la prima bronzatura già dal mese di aprile. Comunque, se amate le escursioni in montagna, tranquilli, non rimarrete delusi. Infatti, se amate il trekking, in Sardegna ci sono tantissimi percorsi che potete fare, accompagnati da guide esperte e concludendo le escursioni con quelli che noi chiamiamo spuntini. Ossia, tanto cibo, vino e birra. Durante queste escursioni potete, oltre che immergervi nella macchia mediterranea, vedere cascate, fiumi, laghi, oppure, se siete fortunati, potrete incontrare mufloni, cervi, cinghiali e tanti bellissimi altri animali che vivono in Monti Sardi. Insomma, l'offerta è davvero ampia e per chi abita in Sardegna tutto questo è dietro l'angolo. Quarto punto, e non meno importante degli altri, il cibo. La Sardegna è famosa in tutto il mondo per gli aspetti naturalistici, ma anche per l'ottimo cibo e vino. Maialetto, agnello, pesce di ogni tipo, ma anche fregola, curgiones, gnocchetti, per non dimenticare i dolci. Insomma, la cucina sarda è variegata e ben si adatta alle esigenze alimentari di ognuno. I prodotti locali al supermercato e nei mercati sono ancora a buon prezzo, nonostante i rincari, ed è possibile fare acquisti direttamente dai produttori, grazie ai mercati della Coldiretti, non è una marchetta, tranquilli, oppure nelle case di privati che vendono frutta e verdura prodotti nei loro orti. In ogni caso, in Sardegna c'è una varietà tale di prodotti da accontentare tutti i gusti. Se amate le sagre, poi in Sardegna ce ne sono a bizzeffe. Nelle sagre, infatti, potrete assaggiare piatti tipici favolosi, fatti con i prodotti del posto a un prezzo accessibilissimo. E non dimentichiamo il vino. Infatti, nelle feste e sagre paesane potrete assaggiare dell'ottimo vino, vero e proprio orgoglio di chi ve lo farà provare. E mi raccomando, mai rifiutare da bere, si potrebbero offendere. Ovviamente, i prodotti tipici che assaggerete in queste sagre li potrete anche acquistare e fidatevi, sono molto più buoni di quelli che trovate nei supermercati. Siamo giunti alla fine del video. Se ci sono altri aspetti positivi della vita in Sardegna che non ho detto o che mi sono dimenticato di dire, mi raccomando scriveteli qui sotto nei commenti.
voglio ringraziarvi di essere arrivati fin qui. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Al prossimo video, Asibiri!